bastone. Agagagagra. Cri 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 Cristo. Cristo. Cri 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 Cristo. 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 Olè! Eccoci qua, lo sapevo. Ah, tanti saluti. Oggi non vi saluto neanche perché sono incazzato come una bestia. Allora, guardate la foto. Veniamo subito al punto. Guardate la foto. Che cos'è secondo voi questa foto? È chiaro, è il menu di Fallout 4. Allora, cos'è successo? Come faccio ad averla io? È successo che qualcuno, un figlio di puttana, con un tumore al cervello, ha l'amichetto che lavora nel giornalismo, quindi sta facendo le review, le recensioni, che sono una stronzata, io le odio le recensioni, perché sono una puttanata. Dare i giochi ai recensori una settimana o due settimane prima è una puttanata. Tanto è inutile, cosa recensisci un gioco così? È inutile, questo è un capolavoro, punto. Non ce n'è da recensire, cosa recensisci? Una minchia di mamma. Praticamente questo amichetto, questo tumore, ha l'amichetto che lavora nel giornalismo, no? Ha preso una foto, praticamente avendo già il gioco, ha preso una foto e l'ha postata allegramente, no? Facendosi una bella pubblicità. E chiaramente ha sputtanato il day one, perché il day one non serve più a niente. Cosa serve il day one? A niente. Il day one è inutile. Fate uscire i giochi quando volete, no? Tipo, ti alzi domani, ma sì dai, esce domani Fallout. Non serve più a nulla, perché se dai le copie a questa merda di gente, è ovvio che succedano queste cose, è ovvio. Invece di dare le copie a questi tumorati bastardi, dalle a me e a tutti gli altri youtuber seri che vogliono fare veramente i giochi, perché se l'avessi data a me, prima di tutto questa schermata non usciva nulla, io mi preparavo già i giochi, il gameplay, in modo da fare una bella recensione e delle bei video subito. No, no, gli diamo a questa gente che ti fa vedere il menu. Complimenti alla Bethesda, perché come ho fatto con la Rockstar, che li ho insultati in una settimana perché hanno dato il gioco a questi tumorati bastardi, invece che a me, insulto anche voi, perché siete dei coglioni. Invece di darlo a me i giochi, a tutti gli youtuber seri, li avete dato a sti tumorati che postano le cose leaked. Bravi, complimenti, vi farei un applauso, ma ho le mani sul culo di vostra sorella e lo sto palpando allegramente. Questo è tutto. Ah, aspetta, perché l'immagine è vera? È fake, è fake! No, non è fake, è vera. Perché? La Power Armor da questa angolazione non si è mai vista. Si vede l'interno del garage e soprattutto dalla finestra rotta vedete il Westland, cioè la zona contaminata. È praticamente un'angolazione così non si è mai vista, quindi l'immagine è vera al 99,9 periodico per cento. Perfetta e perfetta. Comunque complimenti a chi ha fatto la foto, gli auguro un bel tumore al cervello, anzi gli auguro un tumore al cervello e che muoia prima dell'uscita di Fallout. E soprattutto complimenti alla Bethesda per aver dato il gioco a questa gente di merda che fa le recensioni e fa avvicinare i bambini di merda a questo gioco, che fanno le fotografie e postano le cose su YouTube. Complimenti. Con un bel saluto io me ne vado e ci ribecchiamo al prossimo video. Ah, domani sicuramente uscirà un gameplay di Fallout 4, sicuramente, perché figurati, cioè, tanto esce il 10, ma questi ce l'hanno prima, quindi complimenti. In culo a puttana di mamma. Tanti like per Capobassone. Agagagagra.